Questo per l'atletica italiana è stato un weekend veramente folle perché è successo di tutto, sono caduti i record italiani, assoluti e non, e ci sono veramente tantissime cose da dire, da raccontare, da analizzare, e in realtà io avrei voluto tanto fare un unico video in cui racconto tutto, però ho notato che per ogni singola cosa c'era veramente troppo di cui discutere e quindi non volevo fare un video di 40 minuti in cui magari alle persone interessava solo la parte di 10 minuti, a un altro interessava solo 5, e allora preferisco dividerlo a seconda sia degli atleti che delle cose che sono successe. Però in questo video voglio parlarvi di quello che secondo me è una delle cose migliori successe in questo weekend e che mi ha lasciato anche più di stucco, forse perché l'ho visto anche dal vivo. Cioè vi voglio parlare un po' di Mattia Furlani, che ha fatto delle cose devastanti, ma adesso andiamo con ordine. Per chi non lo sapesse, Mattia è un classe 2005, quindi è un under 18, un allievo, e non è per nulla un nome nuovo nel panorama dell'atletica italiana. Infatti lui nel suo palmarès vanta già diversi titoli italiani di categoria, la partecipazione anche agli italiani assoluti, e inoltre lui è anche uno specialista del salto in alto. Infatti detiene il record italiano cadetti con 2,10 m che l'ha saltato nel 2010, ma nel corso degli anni si è dimostrato anche un ottimo velocista. Infatti sempre nel 2020 ha fatto la miglior prestazione italiana nei 150 metri, sempre cadetti, con il tempo di 16 secondi e 57 centesimi. Poi ovviamente, salendo di categoria, ci si era chiesti, ma chissà, magari ha avuto solo fortuna, era semplicemente troppo cresciuto per essere un cadetto e quindi era mostruoso per questo, oppure, cosa che effettivamente è stata, è un grandissimo talento, oltre unito ovviamente ha un impegno negli allenamenti, perché il talento da solo per fare questi risultati non basta assolutamente. Infatti poi quando è arrivato nella categoria allievi si è dimostrato un atleta fortissimo, tant'è che quest'inverno nel salto in lungo è arrivato a 5 cm dal record italiano nel salto in lungo, provandolo all'incirca per un mesetto e basta, saltando 7,47 m addirittura in due occasioni, non solo in una. Poi col passare dei mesi si è arrivati alla stagione outdoor, dove ha dimostrato nuovamente di essere un atleta velocissimo. Infatti nei 100 metri ha fermato il cronometro a 10,64 e nei 150 metri addirittura si è preso la miglior prestazione italiana allievi con il tempo di 15 secondi e 76 centesimi. E bisogna ammettere che non manca neanche di esperienza internazionale. Infatti l'anno scorso, per esempio, agli europei under 20 è arrivato in finale nel salto in alto, lui che era ancora un under 18. Quindi capiamoci, non è assolutamente un nome nuovo nell'atletica. Però arriviamo a quello che ha combinato nello scorso weekend, e dato che nella stagione indoor è andato veramente molto bene nel salto in lungo, probabilmente negli scorsi mesi si è dedicato un po' alla preparazione di questa specialità. Infatti durante la prima prova di salto in lungo è atterrato subito a 7,87 m con un vento regolare, visto che era più 1,2 m al secondo. E questo risultato è stratosferico, cioè è totalmente fuori scala con quello che si vedrà poi nel resto della gara di salti in lungo. Siamo abituati che nel salti in lungo allievi solitamente misure sopra i 7 metri ti portano sul podio senza problemi, mentre adesso un 7,22 realizzato da Francesco Inzoli, che è la medaglia d'argento, e anche il 17,17 di Federico Dicati, la medaglia di bronzo, sembrano risultati molto contenuti rispetto alla misura del vincitore, perché un 7,87 sono oltre 60 cm rispetto al secondo, che in un campionato italiano è un abisso. E questa misura di 7,87 è anche il record italiano under 18, che supera niente di meno che Andrew Howe, che ha saltato 7,61 nel 2001. E quindi non è un record italiano migliorato di pochettino, ma è un record italiano migliorato di 26 cm. Di un atleta che poi in carriera è arrivato all'argento ai campionati mondiali, quindi anche lì Andrew non era un signor nessuno, ma anzi ha avuto una carriera spettacolare, almeno per quanto riguarda la prima parte, ma questo è un altro discorso. Poi, come se non bastasse, nel secondo turno di salti Mattia Furlani ha saltato nuovamente oltre questo record italiano, perché ha saltato 7,63, che è stato viziato con un po' troppo vento a favore, però fa capire comunque che lui dei salti enormi li può fare in maniera abbastanza costante. Poi probabilmente anche per il resto degli impegni che aveva durante la giornata ha preferito non effettuare altri due salti e poi ha fatto l'ultimo salto con 7,27. Comunque anche quest'ultimo salto gli avrebbe garantito l'oro agli italiani under 18. Andando avanti a scoprire quello che ha combinato ai campionati italiani allievi, il giorno successivo poi Mattia Furlani è sceso in pista nella specialità a lui più congeniale, ovvero il salto in alto, gara in cui presto è rimasto da solo e ha saltato la prima prova 2,16 m, risultato che ha solo un centimetro rispetto al suo primato personale.
E poi Mattia Furlani non ha voluto accontentarsi di provare a superare il suo vecchio personale, ma ha provato direttamente i 2,20 m, in cui il secondo tentativo non ha neanche provato a saltare a momenti, però il primo e il terzo tentativo sono stati salti buoni, quindi un 2,20 in stagione in realtà non è così strano da pensare, potrebbe veramente arrivare durante questa stagione. E poi, giusto per chiudere in bellezza il suo campionato italiano allievi, si è portato a casa anche una medaglia d'argento con i compagni di staffetta nella 4x100 metri e ovviamente lui è stato anche l'ultimo frazionista. Però adesso proviamo un po' a capire quanto siano significativi questi risultati, sia nell'alto che nel lungo. E direi di partire con la prima gara che ha effettuato durante questo weekend, cioè il salto in lungo. Pensate che adesso Mattia Furlani è il primo atleta italiano assoluto nel 2022, insieme a Karim Mersal, classe 2001, che vive e studia negli Stati Uniti. E quindi attualmente non è solo il migliore italiano under 18 di quest'anno, ma è anche il migliore italiano assoluto per quanto riguarda il salto in lungo. E poi, espandendo un po' gli orizzonti, se guardiamo il panorama mondiale, soprattutto tra gli under 18, scopriamo che anche lì è in prima posizione, è il primo atleta al mondo, insieme stavolta però a un giamaicano classe 2005 anche lui, cioè un tale Hibbert. Ma la cosa che in realtà ci interessa di più è come è messo a livello continentale, perché dal 4 al 7 luglio si svolgeranno i campionati europei di atletica a Gerusalemme e lì Mattia Furlani arriverà forte del fatto di essere il favorito, perché lui si presenterà come il primo europeo e il secondo migliore europeo attualmente è il francese Martinez con 7,66 m, mentre in terza piazza tra gli under 18 troveremo il tedesco Wallstern con 7,50 m. Quindi sinceramente le aspettative per quanto riguarda il salto in lungo agli europei sono di arrivare perlomeno sul podio, non per forza un oro, perché comunque si sa che ogni gara è un mondo a sé per quanto riguarda i concorsi, però una medaglia con queste premesse ci sta tutta, cioè sinceramente io me l'aspetto una medaglia. Situazione analoga la troviamo nel salto in alto a livello sia mondiale che europeo. Nell'alto Furlani è il capolista mondiale stagionale tra gli under 18 senza nessun altro al suo fianco, però lì la sfida è un po' più combattuta se guardiamo il panorama europeo. Infatti appena dietro di lui c'è il greco Mita che salta 2,15 m e poi c'è subito il polacco Malek che salta 2,14 m e poi il resto d'Europa è fermo a 2,11 m. Come ben sappiamo nel salto in alto è un po' più difficile esprimersi sempre a livello del primato personale, quindi qui una medaglia secondo me non è così scontata da parte di Furlani, però sinceramente un risultato almeno in top 5 è attualmente senza problemi nelle sue corde. Poi se gli dovesse scappare una medaglia, meglio ancora. Tuttavia i campionati europei under 18 non sono l'unica manifestazione a cui potrebbe partecipare Mattia. Infatti quest'anno si svolgeranno nuovamente i campionati mondiali under 20. Stavolta si svolgeranno a Cali, in Colombia, e saranno dall'1 al 6 agosto, quindi praticamente 3-4 settimane dopo gli europei. E Mattia ovviamente ha il minimo sia per l'alto che per il lungo. Nel salto in alto attualmente Mattia non è il migliore italiano under 20, perché c'è Edoardo Stronati, capace di saltare a inizio giugno 2,20 m, e per ora si trova in terza posizione mondiale, quindi attualmente il miglior favorito azzurro è Edoardo. Però Mattia si difende bene perché comunque ha un ottavo posto in graduatoria stagionale mondiale under 20, quindi magari una finale del salto in alto con due italiani potremmo vederla. Nel salto in lungo a livello mondiale under 20 la situazione è molto più divertente secondo me ed è molto più combattuta. Il capolista stagionale nel lungo a livello under 20 è lo statunitense Brackings, unico under 20 al mondo capace di saltare oltre 8 m, più precisamente 8,06 m, e lì pare lui il favorito. Però dietro di lui ci sono tantissimi under 20 capaci di saltare tra i 7,70 e i 7,90 e nel mezzo si colloca benissimo anche il nostro Mattia Furlani, che attualmente è in sesta posizione a livello mondiale. E qui può succedere veramente di tutto, roba che magari Furlani si becca una medaglia mondiale nel salto in lungo, oppure addirittura roba che non arriva neanche in finale. Qui veramente la sfida è super aperta e può succedere qualsiasi cosa. A inizio video abbiamo parlato anche di come sia un atleta veloce Mattia, e in effetti agli europei potrebbe fare veramente molto bene anche nei 100 m. Infatti a livello europeo under 18 Mattia con il suo 10,64 è attualmente al sesto posto stagionale, in una graduatoria in cui al quarto posto c'è l'altro italiano Edoardo Longobardi con 10,47. Però di Edoardo parliamo di un altro video perché anche di lui ce ne sono di cose da dire. Credo di avervi fatto un riassunto abbastanza completo per quanto riguarda quello che ha
combinato Mattia Furlan in questo pazzo weekend per l'atletica italiana, e credo di avervi anche analizzato abbastanza nel completo quello che potrà fare lui nel resto della stagione. Vi ricordo di iscrivervi al canale nel caso non l'aveste ancora fatto, per non perdervi nessun video, e magari lasciare anche un mi piace al video stesso. E con questo non mi resta che augurarvi buon divertimento agli allenamenti e buona fortuna alle gare, e al prossimo video che potrebbe anche arrivare abbastanza presto. Ciao ciao!